Mauro Carbone, direttore del Centro Studi, sul Tartufo, Centro Studi Nazionale sul Tartufo. Ecco, noi siamo, qui nel cuore della stagione del Tartufo Bianco e siamo ad Alba, che è una delle capitali italiane del Tartufo. Voi come Centro Nazionale, esattamente qual è la vostra missione? La nostra missione è fare ricerca e divulgazione. C'è tantissima gente che conosce il nome Tartufo, che è affascinata dal nome Tartufo, ce n'è molta meno che conosce davvero la materia. E quindi crediamo che se qualcuno fa un viaggio dall'Australia, come ormai succede sempre più spesso, per ragioni di Tartufo, arriva da noi, si compra tartufi pagandoli attorno ai 4 euro al grammo, come succede in questi giorni, debba avere una buona conoscenza del prodotto e quindi cerchiamo di assisterlo in questo. In più cerchiamo di monitorare su tutto quello che succede nel mondo del tartufo, dai problemi ambientali a quelli di mercato, ai problemi sulla legislazione fiscale e così via, e cerchiamo appunto attraverso il monitoraggio poi di prendere posizione e di stimolare tutte le azioni utili a salvaguardare un brand molto molto importante per il nostro territorio. Ecco, la domanda che non posso non fare è come sta andando la stagione? Negli ultimissimi giorni direi un po' meglio, e soprattutto tra una settimana arriva la luna di ottobre. Questo non c'entra molto col mondo della ricerca ufficiale, però se ha ragione Pavese che dice che alla luna bisogna crederci per forza, è una cosa a cui i Trifulau credono moltissimo e sono tutti convinti che tra una settimana si sistema tutto. Quindi la raccolta sta andando bene, si sta avviando ad andare sempre meglio. Ecco, però voi come ricerca, come centro studi, che tipo di ricerche fate? Da questioni legate all'olfatto, studiando bene le caratteristiche sensoriali, siamo diventati l'unico soggetto che fa, una certificazione di qualità del tartufo ufficiale a norma ISO, che è molto, molto apprezzata in giro per il mondo dove arrivano i nostri tartufi. A questioni di carattere ambientale, ad esempio, sicuramente abbiamo un grosso problema ambientale. La ricerca è possibile ovviamente in un ambiente curato, in un ambiente gestito. È vero che il prodotto è spontaneo, ma l'ambiente non si autogestisce. Molte aree marginali sono state abbandonate da un'agricoltura moderna che non comprende più l'intervento su tutto il territorio disponibile, ma soltanto sulle aree più vocate alle produzioni di qualità, e quindi le aree marginali molto spesso sono abbandonate e quelle che erano aree tartufigene diventano aree improduttive. E quindi vogliamo intervenire su quelle aree. Per questo durante Fiera del Tartufo. Come intervenire? Durante Fiera del Tartufo abbiamo lanciato un crowdfunding che ha avuto un buon successo. Abbiamo ricevuto Una raccolta di donazioni, fondi. una raccolta fondi tra appassionati di tartufo e quindi con delle pure liberalità. Abbiamo ricevuto fondi dagli Stati Uniti piuttosto che dalla Svezia, per capirci. Ecco, quindi gli appassionati del tartufo sono molti e sono molti che vogliono aiutarci per raccogliere fondi per andare nelle aree non più produttive per ragioni ambientali, a recuperare la qualità dell'ambiente e quindi ripristinare la produzione. Ma questo vuol dire che si amplierà la zona di cerca e di raccolta del tartufo bianco? L'obiettivo non è allargarla, semplicemente perché dove non c'è mai stata una pianta che fa tartufi è difficile inventarla. È ripristinare la produzione nei posti dove si è persa negli anni, dove le piante ci sono ancora, ma c'è qualcosa che va da problemi di regimazione delle acque, anche perché il cambiamento climatico non ci sta aiutando. Il clima è sempre più asciutto, c'è sempre meno acqua e quindi quella poca che cade bisogna conservarla bene sotto la pianta. E poi c'è un problema proprio di sottobosco, di qualità del sottobosco che non più gestito a poco a poco si deteriora. Possiamo dare un'idea dell'area che è interessata a questa raccolta, a questo progetto? Sì, Langhe Monferrato Roero, quindi le zone vocate piemontesi con una tartufaia simbolo per ogni area sostanzialmente, quindi andremo a incidere sulle aree specifiche. La cosa vorrebbe avere un doppio valore, innanzitutto ovviamente pratico, quindi recuperiamo la produzione in quelle aree, ma anche un po' politico, nel senso migliore del termine. Deve passare sempre di più il concetto che i tartufi saranno pur spontanei, ma non è che proprio cadono dal cielo da soli. Se vogliamo mangiare tartufi e vogliamo soprattutto che vengano turisti da noi per i tartufi, noi calcoliamo che ogni turista che mangia qui un euro di tartufo ne spende 20 di turismo. Quindi bisogna assolutamente averli qui, i tartufi. Se vogliamo averli, dobbiamo intervenire sull'ambiente, dobbiamo far sì che nascano, dobbiamo mettere la natura nelle condizioni di farli nascere.
ci sono una serie di questioni che vanno dal disboscamento al cambiamento climatico che non ci aiutano, e quindi dobbiamo essere sempre più attivi su tutta la filiera interessata al tartufo, deve fare qualcosa perché i tartufi continuino a nascere. A proposito di mercato, parliamo anche di competitor. Ci sono dei competitor sui mercati del tartufo bianco piemontese e italiano? Non è tanto un problema di competitor inteso come gli altri che vendono il prodotto, nel senso che ne abbiamo così poco in generale che non è un problema di strapparsi il mercato l'uno con l'altro. La nostra preoccupazione rispetto ai competitor è un mercato nuovo che sicuramente esiste di raccolta nella zona dei Balcani, che ha una bassissima cultura del tartufo. I tartufi sono tanto più buoni quanto è bravo quello che li raccoglie, quello che li seleziona, li commercializza, li conserva, li trasporta e li serve in tavola. È la filiera che fa davvero la differenza, e la filiera da noi è molto molto forte, tanto che con l'Associazione Nazionale Città del Tartufo abbiamo lanciato questa candidatura UNESCO del tartufo a patrimonio dell'umanità, patrimonio immateriale inteso come la cultura del Trifulau e di tutti coloro che ci lavorano attorno per conservare un fungo così delicato. Ecco, intanto diciamolo che il tuber magnato un picco è un fungo ipogeo, quindi nasce e cresce sottoterra. Questa cosa del progetto UNESCO all'interno di una zona che è già un sito UNESCO, quanto valore secondo voi può avere per preservare tutta la filiera e soprattutto questa risorsa, questo patrimonio del tartufo? Noi ci teniamo moltissimo, in realtà non è un progetto, è nato sicuramente qui in una zona UNESCO, in realtà coinvolge tutta l'Italia tartufigena. L'Italia ha i tartufi più buoni degli altri perché siamo più bravi a raccoglierli e a conservarli e a qualificarli il più possibile. Quindi ci teniamo molto perché anche in un'ottica di variazione legislativa deve essere ben chiaro che i tartufi italiani devono essere distinti dagli altri. Per questo il prodotto agricolo di cui si sta parlando anche su input della Commissione europea ci sembra una buona idea, perché i prodotti agricoli chiaramente si distinguono i nostri dagli altri. Quando vai a fare la spesa al supermercato e vedi le verdure, chiaramente è indicato il paese di provenienza. I nostri tartufi, intesi come i tartufi italiani, devono essere assolutamente distinti dagli altri, perché per la forte cultura di prodotto che hanno i nostri operatori sono sicuramente molto più buoni. Alla fine una domanda personale al direttore del centro studi sul tartufo, bisogna farlo. Lei come mangia il tartufo e su che cosa lo preferisce? Lo mangio su un po' di tutto, come dimostrano i miei metri cubi. Lo adoro particolarmente sulla fonduta, probabilmente che sono appassionato di formaggi. Di sicuro vale una regola fondamentale che ci ha lasciato il maestro Gualtiero Marchesi all'inaugurazione della fiera dell'anno scorso. Alla domanda appunto cosa si fa quando uno ha un tartufo, lui ha risposto molto semplicemente: il tartufo in cucina ha soltanto bisogno di rispetto. Grazie. Grazie a voi.